Mentre la Casa Bianca pare intenzionata al muro contro muro con la Cina, Apple si va incamminando sulla china opposta. Il colosso di Cupertino ha chiesto ai suoi fornitori a Taiwan di etichettare chip e componenti destinati alla produzione di iPhone e altri articoli come Made in China. Sull'etichetta dunque ci sarà scritto Made in Taiwan China o Made in Taipei China. A riportarlo è la rivista giapponese Nikkei Asia, che cita una circolare inviata lo scorso 5 agosto ai fornitori di Taiwan, dove in effetti viene prodotta la maggior parte di chip e semiconduttori per il mercato occidentale. In questo modo, alla vigilia dell'uscita di iPhone 14, Apple spera di evitare di incappare in una legge cinese che prevede pesanti sanzioni e anche il blocco della merce per tutti i prodotti che nell'etichetta riportano Taiwan senza menzionare la Cina. La norma è del 2015, ma finora non era stata davvero applicata dalle autorità doganali cinesi, che presumibilmente ora stringeranno le maglie in quello che è divenuto uno snodo fondamentale per il commercio mondiale.